a tutti per la vostra partecipazione, squeezequote.it, il nostro sito. Mi raccomando, 12 febbraio a Roma, qua c'è anche l'indirizzo dell'hotel, molto bello in centro Roma. Il 13 febbraio, il giorno dopo, a Bologna faremo due corsi. A Bologna saremo attaccati alla stazione, anche qua l'hotel è molto bello, molto pratico. Quindi in centro nelle due città, prima a Roma il 12, che è un giovedì, poi a Bologna il 13, che è un venerdì. Abbiamo già diversi iscritti, riceverete nelle prossime prossimi giorni, dal lunedì penso che inizieremo a chiamarvi a chi si è iscritto per avere conferma, perché ovviamente ci sono posti limitati. Finora abbiamo già davvero molti iscritti, comunque iscrivetevi tranquillamente e poi ci sentiamo telefonicamente per ulteriore conferma, dato che poi ovviamente nell'albergo non è come online dove non c'è limite, c'è sempre un posto di circa 60 persone, poi dipende sempre dall'albergo. Bene, quindi mi raccomando, questi due appuntamenti sono molto importanti perché abbiamo modo di incontrarci, quindi di incontrarci personalmente, molte volte ci sentiamo al telefono, però è meglio sempre incontrarsi di persona e dare un volto alla voce, no? Cosa ne pensate? Media mobile e indicatori di momentum per ottenere indicazioni di forza del trend, il seminario di questa sera sarà molto operativo perché ultimamente abbiamo parlato molto di questi due concetti, uno un discorso di medie mobili oppure super trend per ottenere maggiori informazioni sul trend in corso e abbiamo parlato molto anche invece di, scusate, di oscillatori. Oscillatori come MACD, l'ADX, lo stocastico, adesso andiamo anche a rivedere quelli che volete voi. Quindi abbiamo già parlato molto anche di parte teorica, al di là di tutti gli appuntamenti che facciamo ogni martedì alle 11, dove mettiamo sempre poi in pratica quello che abbiamo visto. Ora però vorrei proprio confrontarmi con voi per vedere anche come utilizzate, se utilizzate questi indicatori più o meno con successo. PN mi chiede, si può portare una persona, sono cliente? Sì, basta che la fai scrivere, non c'è problema. RDB mi dice imperdibile, bene, perfetto, quindi mi raccomando. Se siete in troppi, la prossima volta facciamo direttamente i seminari allo stadio, così abbiamo posto per tutti. Però meglio essere in tanti che in pochi, sicuramente. Le informazioni fornite o opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre molto importante da ribadire. Mi scuso un po' per la voce, però mi sembra di averla recuperata appieno. Ora non so perché quando inizio il webinar inizio a parlare, poi mi va sempre un po' via ultimamente. Allora, iniziamo da alcuni concetti base che abbiamo visto ultimamente. Quindi i nostri studi ultimamente si sono concentrati su cose molto semplici. Io dico sempre che le cose semplici sono quelle che poi, vabbè, non funzionano al 100% perché il trading non è una scienza esatta, però concetti, la linea orizzontale è un po' il mio motto, è lo strumento più semplice nel trading. Ultimamente abbiamo approfondito molto, davvero molto. Trovate il nostro canale YouTube sul nostro sito squeezequote.it, in ogni pagina in fondo, trovate i nostri social, a sinistra Twitter, gli altri, poi c'è YouTube in particolare, che è molto 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 seguito. Vi posso indicare, vabbè, gli ultimi li vedete qua, però abbiamo parlato ad esempio di oscillatori indicatori quando recentemente con l'operatività multi time frame, soprattutto con il MACD, però nello stesso seminario abbiamo visto anche la DX, abbiamo rivisto anche il super trend che è un indicatore. Abbiamo approfondito l'aspetto teorico degli indicatori in questo seminario che vedete qua, indicatori, oscillatori di momentum, vedete, questi sono i più famosi, i CCI, l'RSI, la DX, il MACD e lo stocastico, ok? Magari lo stocastico è più utilizzato nell'analisi ciclica, il CCI è sicuramente il più utilizzato come indicatore di momentum che ci fa capire la forza del trend in questo momento. L'RSI è anche molto utilizzato, a me non piace perché è comunque molto meno attivo rispetto ad altri, poi ditemi anche la vostra. L'ADX anche mi piace molto, quindi adesso magari io inizio a parlare del CCI che è più utilizzato, però mi raccomando, questo vorrei farlo molto operativo, cercare anche spunti a mercato e soprattutto conoscere la vostra opinione, quindi interagite con me attraverso la chat. Inoltre, se volete proprio mandarmi degli screenshot, il vostro grafico, perché magari avete già degli studi sopra, tasto destro. Salva come immagine,
e cliccate su attiva grafico così com'è la seconda voce, l'ultima, questo qua mettete il flag qua, cliccate su ok e poi da MetaTrader vi apre il vostro browser, che mi ha aperto un altro monitor, lo porto di qua, dove c'è appunto lo screenshot, quindi voi mi mandate direttamente nella chat che stiamo utilizzando per comunicare, questa qua del software che utilizziamo per fare i seminari, fate il copia, incolla e io ovviamente posso poi condividere con tutti voi lo studio perché è questa l'esigenza che io voglio nei seminari, nel senso non tanto il relatore che parla quanto proprio l'interazione. Abbiamo dei seminari più base dove si spiega magari proprio l'indicatore, l'oscillatore, eccetera, questi li abbiamo già fatti, alcuni anche ripetuti, quindi in questo caso voglio proprio concentrarmi per fare un riassunto di quanto detto finora. Qua cosa c'ho? Ho un euro sterlina, 4 ore, 4 ore è uno strumento molto utilizzato. Allora, già questa è una situazione molto particolare. Ultimamente abbiamo parlato di MACD proprio la settimana scorsa. E qual è la situazione qua? Il 4 ore mi fa vedere un trend sicuramente ribassista. Vedete l'istogramma è grigio verso il basso, no? Il MACD, come spiegato in maniera dettagliata nel seminario precedente, è semplicemente l'istogramma del MACD, la differenza tra due medie mobili che sono, tra l'altro, qua le ho anche plottate sul grafico, quella rossa e quella verde, che sono rispettivamente la 12 e 26 periodi, medie mobili esponenziali, infatti se vedete. Andiamo proprio ad analizzare il MACD, clicchiamo su le sue proprietà, sono la 12 e la 26, ok? Esponenziali, EMA, Exponential Moving Average, sono medie mobili esponenziali. La forma della media mobile esponenziale è un pochino diversa dalla media mobile semplice, quella aritmetica, perché dà un pochino più peso alle ultime chiusure, però diciamo che la differenza è abbastanza relativa. È più. C'è questa linea rossa sul MACD che è la media mobile semplice dello stesso MACD. Ok? La situazione qua sull'euro sterlina è davvero molto interessante perché si vede chiaramente che c'è un trend ribassista. Trend ribassista si definisce nell'analisi tecnica come minimi decrescenti, vedete un minimo, il minimo dopo è più basso, quello dopo più basso ancora, poi quello più basso ancora, poi c'è questo più basso ancora, poi c'è questo. Però vedete che in effetti qua cosa ci dice il grafico? Attenzione che i minimi decrescenti io non ce l'ho più. Tiriamo una trend line, minimi decrescenti, ok? Qua i minimi scendevano, poi c'è questo minimo che ha rotto decisamente, questo ancora più basso, quindi magari uniamo anche queste qua. Comunque, vabbè, qua abbiamo minimi decrescenti. Ultimamente su 4 ore non è più tanto così, perché poi, cioè, vedete che questi ultimi tre minimi, 1, 2, 3, ok? Non sono più decrescenti, quindi si può dire che c'è una pausa di riflessione probabilmente sul trend primario in corso che resta. Direi ribassista sull'euro sterlina su 4 ore. 4 ore è un time frame fantastico, quello che raccomando sempre. Chi inizia a fare trading tendenzialmente dice: no, io mi metto su un grafico un minuto, voglio fare scalping, faccio un sacco di soldi al giorno, però tendenzialmente poi non è tanto così perché comunque l'eseguito ha un costo, non c'è la commissione del Forex, però c'è lo spread. Se fate 300 eseguiti al giorno avete 300 pips di spread che per quanto avete anche Swissquote che vi dà la possibilità di fare trading con 0,8 di spread soltanto rispetto a chi fa ancora 3 pips di spread, è un bel vantaggio, però lavorate anche in maniera più rilassata, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, recentemente abbiamo visto anche approccio multi-time frame con grafici a 1-5 minuti, quindi ci mancherebbe. Anche perché poi lavorare su un grafico a 1 minuto vuol dire che magari l'operazione non è che mi deve durare per forza 1 minuto, l'operazione su un grafico a 1 minuto mi può durare anche 8 ore se parte un trend ben definito. Quindi ognuno, per carità, libero arbitrio, è libero di scegliere il suo time frame di riferimento. Io dico sempre 4 ore, al di là di tutto, guardatelo sempre perché è un time frame fantastico per il mercato delle valute. Il mercato delle valute ha questa particolarità che praticamente a parte il weekend non chiude mai, quindi fa 6 candele al giorno da 4 ore. Invece l'azionario in Italia ne fa neanche 2, quindi non si può assolutamente lavorare. Ok? Comunque, qua l'approccio qual è? Quello che il MACD è rimasto impostato a ribasso per parecchio tempo. Però vedete che tra l'altro l'istogramma del MACD, vedete, mentre prima l'istogramma quotava sotto la sua media mobile, da un po' di candele, in particolare un po' vuol dire, basta misurare la differenza che c'è da qua a qua, 19 candele, ok? Quindi 19 candele da 4 ore, che non è pochissimo, ha invertito al rialzo. Ecco, questo è quello che dicevo la settimana scorsa, quando c'è questo taglio dell'istogramma rispetto alla sua media mobile, lì se siete short potete valutare di chiudere la posizione o spostare lo stop o chiudere parzialmente la posizione, ok? Perché potenzialmente c'è un'inversione in corso.
poi si ristogramma, torna a quotare sotto la media mobile, riprendete il treno a favore del treno ribassista. Ok? Poi Mark mi chiede, Stefano, sull'euro-dollaro usi anche il CCI? Ecco, tra poco magari vediamo anche l'euro-dollaro, poi c'era anche Francesca prima che voleva vedere il gold, comunque datemi tutti gli spunti in chat, ci mancherebbe. Questo è molto interessante perché quindi il MACD non è più tanto impostato a ribasso come prima, anzi, cioè, vedete che il MACD sta risalendo. Il MACD è anche utile per l'analisi ciclica, nel senso sugli eccessi, vedete questo valore, tendenzialmente ci si può aspettare dei ritracciamenti, okay? Perché è un discorso di analisi ciclica, la distanza tra un minimo e l'altro può essere molto interessante, questo magari lo vediamo anche adesso sul CCI tra qualche minuto. Quindi in questi casi io quello che consiglio tendenzialmente di fare, almeno se sto facendo un'analisi con il MACD, è di non prendere una posizione long. Cioè quando l'istogramma viene tagliato al rialzo dalla sua media mobile, ovvero la media mobile taglia l'istogramma come la volete vedere, se siete short chiudete la posizione, non cercate di invertire, perché a mio avviso, almeno da quello che ho visto io finora, questi sono semplici ritracciamenti tendenzialmente, ok? Poi vedete che tra l'altro il prezzo è anche tagliato verso l'alto le due medie mobili, la rossa e la verde che abbiamo fruttato sopra, e quindi è normale che è giusto che sia così, chi è short chiude la sua posizione. Io non consiglio di aprire invece una posizione contraria. Una posizione contraria, almeno con il MACD, poi va aperta quando l'istogramma dal negativo diventa positivo. Quando è che l'istogramma diventa da negativo a positivo? Diventa da negativo a positivo quando la rossa taglia la verde, ok? Quindi vedete che la media mobile è più veloce ancora sotto, quindi a mio avviso questo è da considerarsi assolutamente ancora un ritracciamento, non si può parlare di inversione. Poi è normale che se qualcuno vuole cercare delle inversioni lo può fare sul time frame inferiore, perché vedete, se lo faccio sul time frame inferiore che può essere l'orario, dalle 13, con questa candela che chiude a 0,7486 e ci tiriamo la linea orizzontale, ok, c'è stata invece un'inversione di tendenza, ok? E come dicevo nel seminario la settimana scorsa, queste inversioni possono essere tradate o sul grafico stesso, soprattutto se sono time frame così, 4 ore l'H1, non fatelo magari su 1-5 minuti, lì per forza vi costringerei più che altro ad usare un approccio multi time frame. Comunque queste inversioni di tendenza possono essere tradate su un grafico a 15 minuti, che io comunque consiglio sempre, non tanto per l'ingresso in posizione, quanto per il fatto che se voi entrate, quindi l'orario mi dice di entrare perché c'è stata questa inversione del MACD, posso cercare il mio ingresso long. La gestione, a mio avviso, vi conviene farla su 15 minuti, magari perché volete spostare il vostro stop, usare il trailing stop, volete avere dei riferimenti dove piazzare il vostro stop e come spostarlo verso l'alto. Ecco, in questo caso potete farlo. Vedete che su 15 minuti, quindi abbiamo tirato la linea orizzontale sul grafico a un'ora, che poi quando cambiate time frame nella piattaforma, MetaTrader vi rimane, quindi 0,7486 il livello. Cosa succede? Che io questa posizione qua la potrei già chiudere, perché vedete che l'istogramma è stato tagliato, cioè è sceso sotto la media mobile, quindi io posso considerare quest'area come un massimo ciclico su 15 minuti sull'euro sterlina, 0,7504 in questo momento, 0,7520 l'area di massimo che ha fatto, anzi 0,7525 è stato questo livello. Quindi, dato che nessuno al mondo, magari uno o due, non lo so, è in grado di intercettare sempre i massimi o i minimi, anche se qualcuno c'è, nel senso c'è qualcuno che però i massimi li intercetta, però non vende su massimi, compra, ecco, cioè questo è un po' vizio, questo vizio è un po' brutto. Ora, battuta a parte, allora il massimo lo sai dopo, quindi ora è un pochino più facile parlare di questo grafico perché queste candele si sono già formate, però io quello che volevo far vedere è questo, che quello che dicevamo prima, qua vedete, l'istogramma è arrivato a quest'area. Ora, cancello la lavagna e zoomiamo un pochino. Tiriamo una linea orizzontale su questo massimo di MACD. Vedete, l'area corrisponde a un massimo precedente di MACD. Per fare questi lavori dovete zoomare. Zoom, ok? Adesso, ok. Vedete, un massimo qua,
un massimo qua un po' sporcato rialzo, due, comunque ce ne sono tre sicuri, questo è il quarto. Quindi a livello ciclico io posso dire, questo potrebbe essere un massimo dove il trend potrebbe esaurirsi almeno momentaneamente. Intanto a me interessa quel discorso di almeno momentaneamente, se poi il trend riparte io posso risalire sul treno, ok? Quindi io cosa posso fare? C'ho le medie mobili che mi danno il mio trend, che vedrei a occhio anche senza le medie mobili, ovviamente, tanto il MACD mi dice le stesse cose delle medie mobili, queste sono le stesse medie mobili utilizzate dal MACD. Poi vedete che qua su questa candela, questo istogramma, questa candela del MACD, l'istogramma, vedete, qua taglia a ribasso, quindi quale candela? Qua vedete, l'istogramma era ancora più alto della sua media, la candela successiva ha chiuso appena sotto la media. Quindi su questo livello si può chiudere 0,7502, ok? Quindi un ingresso giustificato long su quel livello che abbiamo evidenziato prima, 86, viene chiuso a 0,2. Sono 15 pips, ok? Il problema è che molti poi non si accontentano di 15 pips, magari uno dice no, qua era arrivato a 25, devo chiudere a 0,2, ma magari ritorna a 25. Se ritorna a 25 ne riparliamo, perché tornando a 25 magari io posso risalire sul treno, ok? Accontentatevi magari di poco, 15 pips tutto sommato su un 15 minuti non è poco. Quanto è lecito? Adesso vediamo che mi dà una risposta. Quanto è lecito sull'euro sterlina? Cercare di guadagnare su un grafico 15 minuti, secondo voi in questo momento? Sparatemi un numero, magari ragionateci prima di dirmelo, però datemi una vostra indicazione. Poi ognuno può avere il suo parere, per carità, adesso vi dico il mio, però dalla chat cerco anche di avere anche il vostro parere, sfruttiamo la chat. Marco diceva prima, i pattern non aiutano in quel massimo. Ma beh, il pattern è un po' relativo, perché tanto io su quel massimo io non voglio shortare, non voglio aprire una posizione ribassista. Quindi non voglio entrare nel mercato, il pattern non mi interessa. Io lì voglio cercare di capire se voglio guadagnare di più dalla mia posizione, quindi voglio non chiuderla, oppure penso che il trend non ci sia più, sono entrato a un prezzo inferiore, quindi voglio prendere profitto. DIM mi dice il 10%. Il 10% di cosa? Il 10% di 0,7504 sono 75 pips. Oppure il 10% di profitto rispetto al rischio? Mark dice: io uscirei. Perfetto, però aspettate, la mia domanda era: a vostro avviso, quanto è lecito, se volete dirmelo anche su un'altra valuta, cercare di guadagnare su un grafico 15 minuti? DIM dice del capitale. Oh mio Dio, se tu vuoi guadagnare il 10% del capitale su ogni trade, la vedo difficile, anche perché tu vai a già spezzettare il tuo capitale per aprire diverse posizioni. Se vuoi guadagnare il 10% del capitale su ogni singolo trade, discutiamolo insieme. Poi tutto può andare bene, però a mio avviso è meglio approfondire la questione. Comunque, i 10 pip, dice Joe, mi bastano. Ecco. Io vi do una mia idea, che abbiamo già approfondito del percorso formativo. L'ATR. L'ATR mi dà un valore che si basa sulla volatilità dello strumento. Così io sono in grado di adattare, a seconda della volatilità, su questo strumento finanziario, su questo time frame, la volatilità, e quindi a seconda della volatilità di questo momento, io cerco di capire se posso accontentarmi o meno del mio take profit. E poi adesso qua stiamo parlando solo di take profit, quindi quando i trade vanno bene, poi per carità non tutti i trade vanno bene, se non abbiamo tutti il Ferrari sotto casa. Allora, l'ATR in questo momento, ATR vuol dire Average True Range, abbiamo già parlato di questo in diversi seminari, è un concetto molto semplice, misura la volatilità storica di uno strumento finanziario. Universalmente si utilizza 14, che vuol dire io prendo in considerazione la distanza tra massimo e minimo delle ultime 14 barre. Ok? Quindi, cosa vuol dire questo? Che mi viene restituito un valore, 10. Quindi, vedete, ad esempio, prima Gio mi diceva 10 pip mi bastano. Questi 10 pip corrispondono con il valore dell'ATR in questo momento sull'euro sterlino. Okay? Questo per farvi capire
che voi non dovete cercare di guadagnare 70-100 pips per ogni eseguito, perché dipende su che strumento lavorate. Ma se lavorate su un Monty, su un timeframe mensile, 100 pips sono pochi. Se lavorate su 15 minuti, 100 pips, siete pazzi, nel senso, non ha proprio senso, chiuderete la maggior parte delle operazioni in perdita, ok? Invece, se, diciamo, tra virgolette, vi volete accontentare, dovete vedere un valore che si basa sulla volatilità. Potete fare 3.000 calcoli, ci sono diversi modi per misurare la volatilità. La TR vi dà una cosa davvero semplice, ecco. La TR vi dice: guarda, io mi sto muovendo in media su questo time frame di 10 pips. Quindi in questo caso, dove si è andati a strappare un 15 pips, è un successo clamoroso, perché è il 150% di 10 pips, 15 pips, no? E quindi è una cosa fantastica, ok? Cioè, ragioniamo così, 15 pips, poi 15 pips, cosa sono 15 pips? 15 sterline, 15 dollari, 15 centesimi, 1500 dollari? Dipende dal numeretto magico che inserite qua. Cioè, 1, adesso attendiamo cose magari più facili con cose un pochino più complicate, passiamo a una cosa facile. Con un lotto, quanti sono 15 pips sull'euro sterlina? Ogni tanto mi parte via la chat, aiuto. Con un lotto su euro sterlina, così io mi accorgo anche. Adesso forse la chat. Dim mi dice le leggi di Gunn. Eh sì, forse questo era riferito al discorso di prima del capitale. Ho un errore nella chat, quindi sto cercando di recuperare dall'altra parte. Ecco, RDB mi dice: senza dubbio entrare in multi time frame, cosa ne dici di uscire aspettando una doji su Ekinashi? Guarda, questa è un'ottima domanda, nel senso, al di là della doji, sì, ottimo, ottimo spunto, nel senso che l'Ekinashi è una candela diversa dalla giapponese, abbiamo già approfondito anche questa, che comunque anch'essa contiene la volatilità nel calcolo, quindi questa è un'ottima cosa che mi piace. L'ATR è un modo semplice, l'Ekinashi poi è un altro modo davvero molto semplice perché basta avere l'indicatore e quindi, anzi. Allora, l'Ekinashi c'è nella MetaTrader, però non mi piace. Infatti, nei vari seminari che abbiamo fatto anche con Donatello Danny Lucente, lo stesso Danny ha proposto questo smoothed che non si sovrappone più di tanto al grafico come fa con la MetaTrader. E quindi questo è fantastico. Questo è fantastico perché? Perché comunque quando c'è l'inversione di cui parla RDB Roberto in chat, io posso uscire. Questo è un altro spunto molto, molto, molto bello, nel senso che per questo che vi voglio anche il vostro parere, perché comunque escono belle idee. Questo è molto bello. L'Ekinashi, abbiamo fatto anche gli seminari, quindi eventualmente info chiocciola su wiscot.eu per chiedermi informazioni barra la registrazione, se non la trovate sul nostro YouTube, funziona così, funziona che ha un calcolo della volatilità incorporata, ok? Per ora diciamo solo questo perché non vorrei fare ora un'ora solo sulle Kinashi, però lo spunto di RDB è fantastico, mi piace molto, ok? Bene, ottimo, adesso stavo rispondendo ad una. Perfetto. Quindi quello che dice RDB è giusto perché, vedete, ora zoom un pochino, perché si sta formando, anche se questa candela chiuderà tra 4 minuti, quella che lui diceva è una doji, la doji sono quelle candele con l'ombra lunga, con il corpo stretto, questa, sulle Kinashi non si formano mai vere e proprie doji come le candele giapponesi, comunque la candela con l'ombra lunga e il corpo stretto, che potenzialmente è una candela di inversione, quindi finché avete una serie di candele blu, in questo caso, poi le potete colorare come volete, il trend è rialzista. Quando c'è un'inversione di colore, il trend diventa ribassista. Ok, adesso zoom un pochino, sarà il trend ribassista quando non esiste, vedete tutta questa parte qua, e poi da qua in poi c'è un trend soltanto rialzista. L'Ekinashi può essere usato sia per entrare in posizione, ma anche per uscire. Cioè, se ora vedo, sono già long magari per un altro motivo e voglio utilizzare l'Ekinashi per uscire, quando l'Ekinashi inverte, o meglio, un pochino prima della vera inversione, perché quando è che inverte? Quando la prossima candela mi diventa rossa. Però se io non voglio aspettare la prossima candela perché magari è troppo tardi il prezzo è già sceso molto,
io sono già in posizione e magari in profitto, decido di chiudere quando c'è questa candela Ekinashi con l'ombra lunga, perché magari mi sta preannunciando un'inversione. Il concetto è molto simile a quello dell'ATR, perché comunque l'Ekinashi include al suo interno un calcolo di volatilità basato sui pivot point della candela precedente. È un concetto abbastanza semplice, comunque spiegato molto meglio in un seminario che abbiamo già fatto, info@swissquote.eu, e ovviamente, eventualmente se volete chiederci la registrazione. Ok, questo è molto molto interessante come spunto di Roberto. Market dice, sembra comunque un buon supporto 75,02. 75,02 è un buon supporto, bravo, sì, infatti se lo rompe chiudi una posizione rialzista, sì, perfetto. Vedete che tra l'altro ognuno dà il suo parere, però mi piace perché più o meno poi tutti, vedete, utilizziamo la stessa tecnica, poi il discorso della volatilità misurata con l'ATR, con l'Ekinashi, il discorso semplice che vi faccio io con la linea orizzontale, il supporto è una linea orizzontale. Praticamente mi dice 0,7502, il livello è sempre quello che lo vedi così o cos'ha, chiudimi la mia posizione aperta 0,7486. Ok? Zoro mi dice come si sovrappone Ekinashi sul grafico a candele. Allora, dato come lo chiedi, togliamo l'Ekinashi muted, questo qua, e anzi, togliamo proprio tutto. C'è un po' di pulizia. E sovrapponiamo l'Ekinashi. Allora ripeto, l'Ekinashi è uno strumento che già c'è nella MetaTrader, quindi basta che selezionate l'indicatore, fate doppio clic, la trascinate e gli date l'ok. L'Ekinashi nella MetaTrader non mi piace perché vi sovrappone proprio le candele alle candele giapponesi. Ora le candele rialziste non si vedono perché saranno bianche, quindi mettiamole blu o verdi. O di questo colore qua, questo blu medio. Ecco, vedete, questo è l'Ekinashi della MetaTrader. Che per carità, se uno dice c'è troppo casino, confusione, dice invece delle candele giapponesi, qua ci mettiamo il grafico linea così vedo solo l'Ekinashi. Però vedete, mi perdo poi i due grafici insieme, candele giapponesi più Ekinashi. Quindi, facendo diversi seminari, Donatello Danni Lucente ci aveva girato questo, che lui preferisce, e preferisco in realtà anch'io, che ha questo Ekinashi, che può anche essere modificato nei parametri, però vi consiglio anche di non farlo, che invece, vedete, rende il grafico leggibile, perché non vi va a sovrapporre l'Ekinashi alle candele giapponesi, cioè è tutta un'altra cosa. Questo eventualmente chiedetecelo info@swissquote.eu perché non è sulla MetaTrader, ok? Non è neanche creato da noi, però ve lo diamo, basta, tutto lì. Non ci prendiamo meriti che non abbiamo. Anche così, se non funziona, non ci date la colpa a noi, ecco. Parlavo di questo, perfetto, esatto, infatti ho risposto. Ah sì, beh, nel senso, la differenza qual è? Che questo non è da MetaTrader, ce lo devi chiedere, l'altro, che però è più bruttino, quindi io non consiglio di usare l'altro, eventualmente scrivici a info@swissquote.eu. Vedi, come diceva giustamente prima Roberto, c'è stata l'inversione, vedi che questa doji dell'Ekinashi ha anticipato quello che stava succedendo, perché vedi che adesso mi sta disegnando una candela rossa, quindi in questo caso io sono già uscito prima e basta, chiudi la tua operazione. E poi se il grafico dopo scende meglio ancora, così dici, beh, ho fatto bene qui dalla prima, però anche se sale fa niente. Se sale posso valutare di rimettermi sul treno, il trend che dicevamo prima, ok? Perfetto. Poi avevamo un po' di cose in sospeso perché Francesca mi ha chiesto dell'euro-dollaro, no scusa, dell'oro. Invece, beh, rimaniamo sulle valute e andiamo a vedere l'euro-dollaro, che me l'ha chiesto qualcun altro prima. Non trovo più il nome, scusa, però eventualmente riscrivo in chat. Comunque, parlava di CCI, quindi approfittiamo appunto, cambiamo strumento, cambiamo anche indicatore, oscillatore, però ora
Io non voglio dire usato il CCI, usato il MACD, uno meglio dell'altro, nel senso le indicazioni che abbiamo poi sono molto frequentemente quelle, ecco, poi io sono anche poi a favore di una price action pura, senza assolutamente nessun indicatore oscillatore. Giusto per farvi capire che tendenzialmente magari anche all'inizio usate un indicatore, un oscillatore, poi magari non lo usate neanche più dopo un po' di tempo. Adesso magari dimmi anche un time frame che vuoi studiare. Adesso vabbè, siamo andati sui 5 minuti. Qualsiasi time frame può andare bene. L'oscillatore CCI a me piace più che altro come analisi ciclica. Molto simile al MACD, quello che vi dicevo prima del discorso dell'istogramma. Voi potete misurare l'ampiezza tra quante candele passano da questo minimo a questo minimo, 28, da questo minimo, 25, da questo minimo un po' di più, 42. Potete fare questo lavoro per un po' di volte e vi potete accorgere che magari voi dite ok, l'euro-dollaro sui 5 minuti tendenzialmente fa un minimo relativo ogni 28 candele. E questo è un po' relativo, che poi siamo 28, 41, ci mancherebbe. Però quando c'è un momento di questo tipo, anche in questo caso potreste aspettarvi una ripartenza. Vedete, c'è stato un minimo che corrisponde a un minimo precedente e quindi potete valutare di chiudere parzialmente o totalmente la posizione se già siete short, ok? Così come potete valutare invece l'apertura di una posizione. Prima c'è stato un ottimo spunto in chat di Mark, mi diceva su quell'area di massimo c'è un pattern e io ho detto ok, in questo caso il pattern non mi interessa perché a me interessa in questo caso chiudere una posizione, non aprirla. Quando invece volete valutare di aprire una posizione, aspettatevi la formazione di un pattern rialzista. Vi salva la vita. Voi potete utilizzare lo stocastico, il CCI, il MACD, come appena visto, la DX, l'RSI, quello che volete, per cercare di avere una conferma. Cos'è che vi dicono questi oscillatori? Vi dicono quando tendenzialmente c'è già stata la fase di ipervenduto. Ipervenduto vuol dire che ci sono i venditori che vendono, gli operatori che vendono, e quindi il prezzo ovviamente scende. E questo è l'unico motivo per il quale i mercati scendono, perché i venditori stanno vendendo e quando i mercati salgono è perché i compratori stanno comprando. Questa è una piccola cosa perché sempre sui giornali si cerca sempre di giustificare perché oggi lo Standard & Poor's ha fatto meno 1 più 1. A volte non è che per forza perché c'è la Grecia che magari salta o non salta che i mercati scendono, magari a volte perché c'è semplicemente un fondo che ha comprato basso, si sta liberando di posizioni e i mercati scendono per quello. È normale che sulle valute è molto più difficile che un fondo singolo influenzi il mercato, sull'azionario sì, soprattutto i titoli di piccola e media capitalizzazione, sul valutario no, perché comunque c'è una liquidità immensa e quindi il singolo operatore non riesce a influenzare più di tanto il prezzo. Comunque, quello che mi preme dire è questo, quando c'è un movimento di questo tipo sull'oscillatore, voi dovete aspettare la conferma, perché se no rimanete fregati. Magari rimanete fregati lo stesso, perché poi, per carità, non tutti i pattern escono col buco, come si dice. Però attenzione, perché ad esempio, vedete, le ripartenze del CCI, vabbè, questo è un grafico 5 minuti, ho zoomato un pochino, quindi ce ne sono soltanto due. Sono questa e questa. Allora, già si vede un po' la differenza, perché questa è molto più blanda. Ok? Questa è stata più veloce. Quindi il CCI, come lo stocastico, mi dice, quando ritorno dall'area di ipervenduto che è questa sotto all'area normale di stazionamento, posso comprare. Io questo vi invito di non farlo mai, nel senso valutate di comprare, ok? Non siete in posizione, valutate di aprire una posizione long, però fatelo se e solo se avete la conferma di un pattern, ok? Quindi, ad esempio, qua c'è un hammer. Qua c'è la chiusura sopra il massimo dell'hammer, abbiamo avuto la conferma del CCI prima, cioè il CCI mi dice buttaci l'occhio, così come mi dice lo stocastico, qua ci potrei mettere uno stocastico, ok? Mi dice buttaci l'occhio e basta, non comprate mai solo se lo stocastico taglia dal basso verso l'alto la zona di inversione, ok? Così come il CCI. Dovete avere, a mio avviso, un pattern che può essere la semplice doji o l'hammer oppure l'inside o l'outside per chi li conosce, 1-2-3 di Ross, quello che volete.
non cercate di vedere pattern che non ci sono, piuttosto non fate l'eseguito, ci mancherebbe. In questo secondo caso, invece, c'è stata, ad esempio, quando ad oggi, che potevano dare il min la ad uno spunto rialzista, okay, che però non c'è stato, quindi tendenzialmente, in questo caso almeno non c'è stato, però cioè, non è che se trovate il pattern e la conferma del CCI fate l'eseguito per forza, no? Quindi mi raccomando, valutate sempre il rischio di una singola operazione, valutate quanto metterci, ad esempio, in un trade di questo tipo. In un trade di questo tipo, almeno la mia opinione personale, quella che posso fare io, quindi io qua vi dico la mia opinione, voi ditemi la vostra, cosa si fa? Prendiamo un pennarello, una linea orizzontale. Ecco, questo è l'hammer, questo è il minimo dell'hammer. Quindi io dico, beh, se io entro long sotto quel livello io me ne esco, perché se quello per me è un minimo importante, mi viene rotto. Io non ho più coraggio di mantenere la mia posizione rialzista, perché io posso dire, guarda, qua mi ha rotto il rialzo l'hammer, questo livello, questo è un pattern di inversione, anche su questo abbiamo fatto un seminario, abbiamo una biblioteca enorme di seminari sul nostro canale YouTube, la candela successiva mi chiude sopra quel livello, tac, entro long, ok? Cioè quando faccio l'eseguito faccio proprio tac, clicco, ok, clicco su buy. Questo è un concetto. Quanto ci metto? Io ci metto la distanza che c'è tra qua e qua e dico la distanza tra qua e qua mi deve corrispondere ad un valore monetario. Anche qua rimando a dei seminari, ad esempio il primo dell'anno che abbiamo fatto è un riassunto, un ripasso del Chart Risk Manager, che è un tool molto utile sviluppato da Giuseppe Buscerelli, che mi fa in automatico quel calcolo. Ok, quindi lui mi dice, ok, se tu da lì a lì vuoi rischiare il 2% del portafoglio, perché gli hai detto tu, qua mi devi entrare non con un lotto, ma con 0,29. Ok, e ti fa anche l'eseguito se ci clicchi sopra, cioè con un clic fai tutto. Questo è assolutamente sottovalutato da molti, parlando con molti di voi mi accorgo che tendenzialmente questo aspetto è sottovalutato, la gestione del rischio fatta così. Io vi consiglio di farla, nel senso. Chi lo fa, ho avuto anche testimonianza da parte vostra che hanno cambiato d'atteggiamento dopo alcuni seminari, si è trovato molto bene perché non ha più quell'ansia da prestazione, nel senso da questo eseguito devo assolutamente guadagnare per forza o poi se perdo quanto perdo, eccetera, eccetera. Quindi con un semplice accorgimento che fare questo calcolo, e io vi consiglio neanche di farlo, vi consiglio che ci sono dei software che vi permettono di farlo, quindi sfruttateli. Siete più tranquilli perché sapete esattamente quanto rischiate, sapete esattamente tutto quello che vi può succedere, sia nel bene, stop loss, che nel male, gestione del mio profitto. Perché poi per gestire il profitto ci sono diverse tecniche, non c'è solo il take profit fisso, c'è il trailing stop, c'è lo stop loss e lo spostamento dello stop loss, cosa che io preferisco in assoluto, soprattutto su strategie come queste, strategie di inversione, strategie di breakout, strategie di trend follower, io preferisco quasi sempre. Lo spostamento dello stop loss, non sono un amante del take profit fisso. Ok? Anche Morningstar mi dice la marca, sì, come pattern, bene, perfetto. Ok, quindi qua abbiamo visto l'euro-dollaro, abbiamo visto il CCI. Prima Francesca mi chiedeva dell'oro, magari chiedimi anche un po' di più, time frame, se hai posizioni aperte, cosa vuoi vedere. L'oro è in fondo le valute, è trattato come una valuta, non si paga commissione, non si paga, c'è soltanto lo spread davvero molto basso. XAU è il simbolo dell'oro, USD è il contratto in originale, con lo Swissquote vi ricordo che si possono scambiare in valute, in sette valute diverse. Magari cambiamo time frame e quindi cambiamo strumento, cambiamo anche oscillatore, così parliamo anche un po' di tutti. Abbiamo parlato prima di stocastico, adesso proviamo a metterlo. Vorrei comprarlo, chiede Francesca. Quando consigli di prezzo per entrare? Allora, partiamo dall'H1, partiamo dal daily. Da dove partiamo? Partiamo dal daily. È normale che prima si parte tendenzialmente da. Allora, vabbè, il monthly, il mensile, qua indica una ripartenza, però vabbè, il monthly io non lo guardo, nel senso.
Ecco, qua ci sono informazioni abbastanza discordanti, perché il Monthly mi dice che c'è un taglio al rialzo, il Weekly mi dice che c'è un taglio al ribasso, quindi in questo caso già, vabbè, io su questi time frame non lavoro, non consiglio assolutamente di lavorarci, io a dire la verità non consiglio di lavorare neanche sul daily, io ad esempio dico guardate il daily se volete lavorare su H4, anche per il loro è un time frame fantastico, quindi facciamo queste considerazioni. Il daily mi dice stocastico, potremmo utilizzare qualsiasi oscillatore. Ora, a me interessa capire la logica. Stocastico, vedete? Qua siamo andati in ipervenduto ed è risalito. Qua dove siamo? Cioè, se io guardo l'oscillatore, io quando faccio uno studio, prima butto l'occhio sull'oscillatore e poi salgo su. Tanto l'oscillatore ti dice quello che è successo sopra, quindi alla fine. Allora, mi dice oscillatore. Sto scendendo, quindi ero un ipercomprato, quest'area qua sopra 80 ipercomprato, ok? Da quando è che è andato un ipercomprato? Da qua sopra, da qua in poi tutto ipercomprato. Bene, qua c'è stata la doji, l'inversione, bene, perfetto, quindi questa inversione o l'avete presa, ormai il treno è partito, non ci siete dentro. Quindi Francesca in particolare chiedeva, voglio comprarlo, quali sono i livelli che dovrei monitorare? Io vado a monitorare questo movimento ora. Quindi non monitoro il livello, monitoro l'oscillatore che mi vada giù. Mi dice, ok, ora sono in ipervenduto, quindi potrei ritracciare. Quindi mi posso aspettare eventualmente. Io faccio questo lavoro, che magari non serve niente, però lo faccio. Vedete, l'ultima volta che è stato in ipervenduto ed è partito era qua. Era qua. Quando era il prezzo era qua. Ok? Questo mi interessa poco perché poi in un trend rialzista con minimi crescenti, i minimi dovrebbero essere crescenti, quindi mi posso aspettare una zona di valutazione per valutare il mio acquisto, perché poi non è che adesso metto un buy limit lì. Se il mercato dovesse arrivare lì, posso valutare poi un ingresso. Quindi a occhio ti direi questa zona di supporto, area 1225, ok? Però attenzione, vai a monitorare questo movimento dello stocastico che ti potrebbe fare, ma soprattutto quel discorso del pattern che ti dicevo prima. Ok, 1225, c'è anche un supporto, c'è lo stocastico che potrebbe incrociare quel livello, adesso occhio. Però mi raccomando, se adesso tira giù una candela rossa ancora, un'altra candela rossa ancora, non entrare a 1225, perché cioè tu devi entrare quando il prezzo, la price action ti fa capire che stanno entrando i compratori. In una giornata come oggi io non entro long, io non sono un contro trend, magari c'è chi dice oh, è sceso tanto, io oggi compro, poi magari domani c'è ragione. A me questi ragionamenti non fanno impazzire, perché comunque io vedo sempre più rischio. Io qua dico il trend ribassista, di sicuro non vendo, perché ormai il trend l'ho perso, la doji era qua, lo stocastico incrociato qua, cioè se dovessi vendere adesso venderei da 1279 a 1256 23 dollari sotto. Quanto è lecito guadagnare su un daily sul gold secondo voi? Vediamo che mi risponde. Secondo me, vado a mettere la TR, secondo me è lecito guadagnare o aspettarsi di guadagnare, perché poi non si guadagna sempre, 20 dollari. Quindi capite che se già entro quanto abbiamo detto, 24 dollari l'oncia sotto il minimo, sotto il massimo, cioè sotto quel livello di un'entrata con la doji, quella è un treno perso, nel senso non l'abbiamo presa, basta. Però capite che non posso entrare 24 dollari sotto, soprattutto se è lecito aspettarsi di guadagnare un qualcosa attorno ai 20 dollari. Quindi non lo farei mai uno short a questo livello, non venderei mai, non comprerei mai perché non vado contro trend. Aspettiamoci, a mio avviso 1230, da lì si può iniziare a ragionare. Però a me interessa che abbiate portato a casa quel discorso del movimento dell'oscillatore e vabbè, poi un minimo di analisi tecnica, cioè c'è quel supporto lì, 1230, la linea orizzontale, questo strumento potentissimo. La linea orizzontale, soprattutto su time frame così, il daily, voi potete tracciarla con la linea, mettete il grafico linea e vi prendete il livello preciso. Poi vabbè, la stessa cosa, perché. Ok? 1230-29 sicuramente da monitorare per il gold. Ok?
datemi conferma in chat. Ditemi anche se quello che propongo vi piace come idea oppure avete idee diverse, perché poi siamo qua per confrontarci. Andiamo quindi, scaliamo di livello e andiamo su 4 ore, perché brava, nel senso Francesca, quello che volevo dire è questo, quindi il daily facciamo la prima analisi e tiro i miei livelli, ok? Faccio le mie considerazioni. Poi scalo di time frame, quindi se io voglio lavorare su 4 ore, questo pattern che dicevo, cerchiamo su 4 ore, ma vi dico anche perché, perché sul daily sapete cosa succede? Succede questo, che se mi fa la doji qua, ci può essere un pattern di inversione che può essere una doji, un hammer qua, un inside, un outside, per chi li conosce. Comunque, un pattern di inversione è qua. Magari se c'è una doji, questa doji avrà questa estensione, questo corpo. E poi cosa succede? Io non entro subito sulla doji, aspetto la conferma il giorno dopo che mi rompe il massimo della doji. Però magari il massimo della doji poi me lo fa qua. Quindi entrerei già in area 1248. Ok? Se invece gestisco la cosa 4 ore, mi fa una doji. Mi fa il massimo sopra la doji e quindi magari entro in area 1239-80. Quindi già entro un pochino prima. Cioè, questo è un discorso molto semplice d'approccio multi-time frame. Francesca dice: grazie, mi piace l'idea. Perfetto. Poi puoi ovviamente scalare di periodo, perché uno adesso magari mi dice: no, a me il 4 ore non me ne frega niente, io lavoro su 15 minuti. Bene, 15 minuti, stocastico ha invertito adesso. Questo è un pattern, questo è un outside, vabbè, comunque questo è un hammer. I 15 minuti mi dice: ok, comprami a 1256. Adesso siamo un pochino su, potrei già anche pensare di essere entrato un pochino dopo, ma entrare in posizione un pochino con meno. E quindi questo è già un discorso che si può valutare. In questo caso non c'è nessun approccio multi-time frame, cioè se usassi l'approccio multi-time frame, H1 non mi dice assolutamente di comprare, quindi non entro. Se invece voglio lavorare su time frame più corti, posso dire ok, 15 minuti mi dice di comprare. Vedete il 5, invece il 5 è già partito, stocastico che è partito su questi livelli, 1254 era un motivo di ingresso, M1 1253, quindi vedete con un approccio multi-time frame posso lavorare su M1, M5, sarei già entrato long. A me questi time frame interessano meno, però li cito sempre perché poi c'è sempre chi me li chiede, eccetera, eccetera, quindi io preferisco rimanere un pochino più tranquillo. Quindi riassumendo, quello che mi piace di più è questo che ho detto su H4, non so cosa ne pensate voi. Entrare sempre su M1, no, infatti Gio, a questo mi ha fatto la domanda prima, in automatico un po' ti ho risposto, a me personalmente non piace. Io dico entra su M1, cioè io quello che dico io, se lavorate su M1 e M5, utilizzate per forza un approccio multi-time frame, quindi i 15 minuti comunque mi dice che posso lavorare al rialzo ora su M1 e M5, ok? Questo è un concetto che mi ha approfondito molto bene nel seminario della settimana scorsa, proprio sul MACD, questo qua, quindi eventualmente andate a rivedere, operatività multi-time frame, vedete, a 1-5 minuti, cioè io su 1-5 minuti vi obbligherei proprio a utilizzare l'approccio multi-time frame, ma questo lo sento anche un po' da tutti, con molti di voi mi confronto al telefono, quindi su questo vi obbligherei proprio a utilizzare questo approccio. Verso questo orario parliamo sempre anche di indici americani, dato che gli indici europei ormai sono chiusi. Vabbè, il DAX e l'Eurostoxx quotano fino alle 22, però diciamo che la volatilità che c'è dopo le 18, così come sull'euro-dollaro, è molto inferiore. Beh, diciamo che non c'è molto brio oggi. Piattume completo. Piattume completo, ieri ha parlato della Yen, c'è stato un sell-off, lo Standard & Poor's è sceso sotto 2000, l'indice di volatilità è risalito, quindi ieri c'è stato più movimento, più fermento, adesso non si sta muovendo niente, poi di sicuro ci sarà anche più volatilità dalle 21 alle 22 circa. Ecco, comunque il Russell è uno strumento molto volatile, è l'indice americano che racchiude 2000 imprese di media capitalizzazione. 1176, 1176 è un livello che riassume quanto detto prima. Vedete, questa è una candela con l'ombra lunga. Io vi dico sempre: a me non interessa che sia esattamente una doji. L'analisi tecnica definisce una doji, la croce perfetta. Doji in giapponese vuol dire senza variazioni, quindi è una candela dove
c'è massimo e minimo, ok, c'è l'ombra, ma l'apertura avviene, cioè la chiusura avviene esattamente sul livello di apertura. Questo è un discorso di teoria, perché poi in pratica la nave perfetta si trova davvero molto raramente, soprattutto sui time frame un pochino più lunghi. L'analisi tecnica definisce che la dosi, l'accettate come dosi, cioè la distanza tra massimo e minimo, quindi la dimensione del corpo, è inferiore all'8%, ora non chiedetemi perché l'8%, della distanza tra massimo e minimo, ok? Quindi il corpo è al massimo l'8% dell'ombra. A me questo mi interessa relativamente, perché poi i pattern sono sempre un pochino più sporchi in realtà, cioè non è che più il pattern è pulito, più lo vedono più persone, e quindi più persone fanno la stessa cosa magari, e quindi poi il prezzo va più probabilmente a favore del pattern, questo è ovvio. A me comunque interessano queste candele con l'ombra lunga. Queste candele con l'ombra lunga tante volte formano dei canali orizzontali, che a me piacciono molto, linee orizzontali, massimo e minimo, supporto e resistenza. Poi, se l'oscillatore, vedete, qua lo stocastico che riparte, quindi a me in questo caso, questo è un discorso di rottura. Rottura ribassissima la traderei, perché l'oscillatore è dalla parte del rialzo. Quindi in questo caso traderei soltanto una rottura rialzista. Vedete, sono concetti semplici, linea orizzontale, conferma dell'oscillatore. L'oscillatore non è mai un motivo d'ingresso. L'oscillatore, a mio avviso, quindi potete contraddirmi ben volentieri, è solo un motivo di conferma, perché l'oscillatore è una formula matematica che mi dice cosa è successo nel prezzo del passato, ok? Quindi, per carità, a mio avviso, qua vedete, i minimi sono ancora crescenti. Preferisco tradare, se non volete vedere l'oscillatore, minimi crescenti, preferisco tradare solo una rottura al rialzo. In questo caso non traderei una rottura al ribasso di questo canale che ho appena tracciato, vedete? Ok. Claudio dice, interessante il ritracciamento dell'oro in area 1237 e mi manda il grafico. Che sto prendendo. Sì, perfetto. Comunque come livello, se non sbaglio, corrisponde grosso modo a quello che dicevamo prima, perché io dicevo prima quest'area di intervento, tu dici 1237, sì, siamo come area di prezzi, siamo lì, assolutamente. Perfetto, tra l'altro ho tirato Fibonacci che era anche l'oggetto di studio dell'ultimo seminario. Fabio 78 mi dice: scusa, per quanto riguarda l'oro, il gold, oggi alle 13 circa d'oggi, falsa partenza long, ora fate la stessa cosa. Ho fatto un sell a 1265 fino a 1225, dovrei controllarlo. Torniamo sul gold, quindi. Poi chiudiamo, a meno che non abbiate altri approfondimenti. Allora, il gold l'ho trovato in fondo alle valute, in sette valute diverse, però ovviamente il contratto originale è quello in XAUSD, poi gli altri sono semplicemente divisioni tra tipo XAU in euro, è semplicemente la divisione tra XAUSD e il prezzo dell'euro-dollaro, ok? Non ci siamo inventati ovviamente niente. Allora, quindi H1 tu mi dicevi, quindi tu hai preso la doji delle 13. Quindi siamo su questi livelli. No, scusa. Ah, questa qua. Perfetto. Ok, 1268 vedo io. Tu hai scritto 1265, perfetto. Fino a 1225,30. Beh, sì, no, mi sembra che come obiettivo è quello che dicevamo anche noi prima. Anzi, io lo anticiperei un pochino, ecco, quel discorso. A me non piace molto il take profit fisso, quindi non ti. Cioè, tu puoi anche mettere un take profit fisso a 1225-1230, però devi anche essere bravo a dire: ok, io ora sto guadagnando 10, se il mercato dovesse ripartire, chiudo. Questo lo puoi fare magari anche su un time frame superiore, ad esempio inferiore. Tu puoi dire: ok, a 1259 posso chiudere se mi rompe questo massimo rialzo, ok? Perfetto.
Fabius dice: no, non dovrebbe essere TP, ma hai segnato tu. Perfetto. Se ragioni poi con quel discorso della TR, se parte un trend a te favorevole, sei sicuro che in quel caso riesci a stare completamente dietro al trend. Ok? Bene. Ottimo, mi piace. Vedo molti spunti in questo seminario. Ovviamente rimango sempre a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso. Squisco.it, il nostro sito. Cosa importante, siamo alla fine del mese, devo caricare i seminari online, i titoli del mese di febbraio. Quindi ditemi quello che volete approfondire, info@swissquote.eu se volete mandarmi degli spunti. Mi raccomando, il 12 e il 13 saremo rispettivamente prima a Roma, il 12, e poi a Bologna, il 13. Parleremo di grid e anti-grid, quindi sistemi anche automatizzati che prevedono l'accumulazione di profitti su fasi laterali o semidirezionali per il grid. Invece per l'anti-grid che presenteremo, non l'abbiamo ancora visto mai in nessun seminario online, presenteremo direttamente a questi eventi, sono profitti che derivano invece da fasi di breakout, fasi direzionali. Un modo che dice: ok, io se il mercato va lì, non voglio espormi subito con una quantità, quindi metto un rischio basso, però se il mercato si avvicina a quel livello accumulo sempre di più e se arriva a quel livello avrò il mio profitto che io metto nell'expert advisor. Ok? È un discorso un pochino lungo, richiede un po' di tempo, infatti il seminario inizia alle 10, finisce alle 17:30 con le dovute pause, poi parleremo anche di quello che volete parlare, ovviamente per carità. Quindi mi raccomando, io ci tengo in particolare perché poi a me sta cosa piace di vedere persone che magari sento molte volte oppure che magari vedo nei seminari, mi scrivete in chat ma non ho ancora visto, quindi sono sempre ottimi motivi questi per incontrarci, ok? Ci sentiremo prossimamente, dalla settimana prossima magari iniziamo a fare un giro di chiamate per avere le conferme, perché comunque organizzare vi assicuro che non è sempre facile perché c'è sempre una buona richiesta di presenza, per fortuna, mi raccomando, siete numerosi anche queste volte e i posti in sala sono limitati, però tendenzialmente non abbiamo mai detto di no a nessuno, ecco, quindi mi raccomando, organizzatevi per esserci tranquillamente a uno dei due eventi, ecco, non venite a Roma e Bologna, tanto il tema è sempre quello, quindi mi raccomando. Roma e Bologna sono due piazze semplici da raggiungere, Roma per il centro-sud, Bologna per il centro-nord, le abbiamo scelte apposta. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona serata, vi ricordo come è sempre giusto fare che tutte le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari non sono mai finalizzate a fornire informazioni di carattere, non hanno mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre importantissimo da ribadire. Io vi auguro buona serata e buon trading.